Faro della musica classica e rinascimentale, grazie al nuovo festival organizzato dalla Società dei Concerti, ente che opera in città da ben 92 anni. 14 gli appuntamenti, un concentrato di nomi di fama mondiale per un'offerta variegata e di altissimo livello. Il direttore artistico è il maestro Marco Secco. Una rassegna che sia importante per la città di Trieste, per il paese, ma anche a livello internazionale. Motivo per il quale non potevamo che iniziare con artisti come Jordi Savall, che viene con Hesperion ad aprire. Il giorno dopo c'è addirittura Maxime Vengerov, quindi, che viene in un recital a fare tra l'altro il suo repertorio più conosciuto, quindi sonate di Schumann, di Brahms. E dopo avremo anche insieme all'orchestra, quindi concerti sinfonici oltre a quelli da camera, avremo Antonio Meneses insieme a Hartmut Henken che farà il concerto di Schumann e sempre in questa parte, diciamo, dedicata al teatro Verdi, la pianista Angela Hewitt, quindi che viene proprio a lavorare con l'orchestra per fare due dei concerti più famosi di Mozart. Un festival che vuole incuriosire anche chi si sente più distante da questo mondo, con concerti per bambini o nei musei o anche nella nostra sede RAI o in case private, come vuole la tradizione triestina, strumenti rari come la viola da gamba e opere orecchiabili. Il presidente della Società dei Concerti, Piero Lugnani. Da 3 anni, nel lavoro che abbiamo portato avanti per arrivare alla nascita di questo festival, abbiamo portato dal punto di vista ideale artistico. E quello appunto di avvicinare il maggior numero di persone ad una nuova esperienza per chi non l'ha mai fatta o a un riprendere un'esperienza che magari nel tempo era stata trascurata, con un'offerta di musica cameristica, sinfonica, che si propone in repertori e diciamo ambiti anche di esecuzione molto diversi. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli.